Ciao cinefusi.it, la serialità televisiva italiana torna a parlare di mafia, ma questa volta lo fa da un punto di vista totalmente nuovo, ovvero quello femminile. The Good Mothers è la nuova serie di Disney Plus, vincitrice del premio Berlinale Series Award, inaugurato proprio in occasione della 73esima edizione della Berlinale. Finalmente i festival europei più grandi danno importanza alle serie di qualità e possiamo dire sicuramente che The Good Mothers appartiene a quest'ultima categoria. La serie è tratta dall'omonimo romanzo di Alex Perry ed è appunto divisa in 6 episodi presenti sulla piattaforma, diretti da Julian Jarrold ed Elisa Moruso. La storia è appunto una storia vera, una storia potente, come dice lo stesso regista Julian Jarrold, proprio perché ha un presupposto di realtà, ma perché appunto indaga una nuova forma di violenza, che non per questo è una forma di violenza meno importante oppure meno aggressiva, è una violenza che subiscono queste donne, in particolare queste 4 donne che possono essere le protagoniste. Quindi si tratta più che altro di una storia corale che vede come protagoniste donne vittime di 'ndrangheta, che a loro modo sono diverse ma accomunate da appunto principalmente dalla forza, quindi dal coraggio. Secondariamente anche da uno dei cardini, dei punti cardine a mio avviso della serie, che è proprio il rapporto, l'amore verso i figli e le figlie. Le protagoniste sono appunto, come dicevo, 4 donne di 'ndrangheta che sono Lea Garofalo, sua figlia Denise Colace, interpretate rispettivamente da Michela Ramazzotti e Gaia Girace. Poi abbiamo Giuseppina Pesce, interpretata da Valentina Bellè, e Maria Concetta Cacciola, interpretata invece da Simona Di Stefano, e il collante di queste donne è il personaggio invece di Anna Colace, che è la magistrata interpretata da Barbara Vicchiarelli e che in un certo senso parte proprio da lei. Il fatto che bisogna indagare su queste donne, non dare per scontato la posizione di queste, che in un certo senso sono stufe, o sono stanche di essere vittima, di abusi, sia verbali sia fisici, e quindi bisogna ripartire proprio da loro, dice la magistrata. Precisamente lo fa con la citazione, dice, precisamente dice che le donne possono essere il cavallo di Troia che nessuno ci aspetta, ed effettivamente, come scopriremo nella serie, è proprio così. Quindi la serie parte proprio mostrandoci il personaggio di Anna Colace, della magistrata, e di come la mafia possa essere aggressiva proprio nei confronti della giustizia, per poi portarci subito a sottolineare appunto uno dei temi importanti della serie, che è il rapporto tra madre e figlia. La serie ci mostra subito Lea Garofalo, quindi Michela Ramazzotti, e sua figlia Denise Colace, che in realtà compiono questo viaggio che potremmo definire a posteriori un viaggio del non ritorno, proprio perché sin dall'inizio vediamo che il personaggio di Lea Garofalo, come è noto, scompare. Questo rapporto però, nonostante sia indagato, appunto sia messo subito in evidenza all'inizio della serie, in particolare il binomio Lea Garofalo-Denise Colace è perpetuato in ogni episodio della serie. Infatti scandisce attraverso dei flashback l'importanza e anche la difficoltà di essere testimoni di giustizia. E anche il rapporto che come i figli vivano questo anche rispetto ai genitori. Quindi possiamo dire che i flashback iniziali della serie sono una sorta di monito che è accompagnato da un altro monito che si ricollega sempre al tema del rapporto madre-figlia e figli, che è quello della colonna sonora, in particolare della Ninna Nanna. Questa Ninna Nanna è in un certo senso rappresenta questo rapporto, ma richiama anche la tradizione proprio delle donne realmente appartenenti all''ndrangheta, di raccontare ai propri figli il destino in cui si troveranno.
Nella serie queste donne vogliono ribellarsi rispetto al destino proprio, in alcuni casi è molto più evidente, ma anche proprio rispetto al destino dei propri figli e figlie, che sono in un certo senso destinati in modo diverso alla violenza, quindi ad essere vittime del sistema mafioso. Per quanto riguarda invece i personaggi di Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola, vengono indagati e vengono anche collegati perché le due hanno effettivamente un rapporto, a differenza invece di Lea Garofalo e Denise Cosco, che sono madre e figlia, sì, ma che ci vengono raccontate attraverso il collante e collegate alle altre due attraverso il collante di Anna Colace. Le due hanno un rapporto e sembrano in un certo senso diametralmente opposte. Il personaggio di Giuseppina Pesce, appartenente appunto alla famiglia di Pesce, ci viene mostrato come potente e anche in un certo senso sovversivo, perché è proprio lei che preleva i soldi che vengono estorti al bar, vediamo nella serie, o anche alle aziende più grandi, però questo viene e diametralmente invece il personaggio di Maria Cacciola ci viene mostrato come un personaggio molto più debole, che non ha la possibilità di uscire di casa, che è recluso nelle mura di casa, ma in realtà scopriremo che i due personaggi sono molto vicini, perché entrambi appunto vittima di un sistema che non è solamente quello mafioso, ma è soprattutto quello patriarcale, quindi un sistema che va a braccetto proprio al sistema 'ndranghetista. La serie ci mostra il percorso di queste donne, un percorso fatto di ripensamenti, di difficoltà, e di cui la forza motrice è proprio il rapporto di questi figli. Allo stesso tempo è la forza, ma allo stesso tempo è l'anello debole. Ma sebbene la storia non abbia un lieto fine, da come è già intuibile proprio rispetto alla fine di Lea Garofalo che ci viene presentata all'inizio, la storia lascia comunque una consapevolezza importante ed è quella di trasmettere il coraggio, questo coraggio di queste donne che intraprendono strade differenti, ma che sono accomunate proprio dalla forza. Di andare contro un sistema che non gli è proprio, in cui non si rispecchiano, in cui soprattutto non vogliono che loro figli e figlie vivano. E è simbolicamente rappresentato nella fine, appunto, della stagione, dell'episodio, da Denis Colace, quindi dalla forza di tramandare, dalla forza di Lea Garofalo, che è stata in grado di tramandare questo coraggio anche a sua figlia Denise. Fateci sapere se la serie vi è piaciuta, se la state vedendo. Io al solito vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima recensione.